Gabriele Marrangoni, ristorante Borgo Spoltino Abruzzo. Abbiamo portato dei piatti tipici della nostra provincia, che è la provincia di Teramo. Le mazzarelle sono come degli involtini con interiore d'agnello, erbe aromatiche, fresche, quindi assolutamente primaverili, con dell'indivia, tortigliati con dell'indivia. Poi abbiamo portato dei pappicci, sono piccoli martagliati di farina di grano solina, che è un tipo di grano che si sta recuperando, antico appunto, che si sta recuperando adesso. Una minestra di questi martagliati con le lenticchie di Santo Stefano di Sessanio e del guanciale. Abbiamo la chitarra con le pallottine, classica pasta abruzzese nella versione teramana, con delle piccolissime polpettine e con un sugo alle tre carni, e un piatto di montagna che è la pecora alla Callara, che praticamente è una pecora cotta per tanto tempo e condita con delle erbe aromatiche fresche anche qua. Come dolce abbiamo la pizza dolce a base di pan di Spagna, crema, cioccolato, mandorle e una bagna fatta con liquori tipici abruzzesi. Noi saremo qui tutto il mese di maggio e quindi vi aspettiamo, perché ci fa piacere promuovere le nostre specialità e sperando di deliziarvi il palato.